con una cosa semplice, c'era quello radice di 2 per radice di 3, radice di 2 per radice di 3 uguale radice aesima, diciamo, di 6. Radici uguale potenze un mezzo, quindi questo è 2 alla un mezzo per 3 alla un mezzo e lo scriviamo come 6 elevato alla 1 su A. Adesso qui quale regola si applica? Si applica quella regola che diceva che x elevato a un certo k per y elevato a un certo k è uguale a xy alla k. Se siete insicuri della regola, pensate a come sarebbe con gli esponenti interi. Con gli esponenti interi è evidente che la regola è questa. Con gli esponenti frazionari si estende la regola che valeva sugli interi. Quindi, applicando quella regola, questo cosa diventa? 2 per 3 alla 1 mezzo. Quindi questo diventa 6 alla 1 mezzo uguale 6 alla 1 su A. Stessa base, l'esponente deve essere uguale e quindi è chiaro che A deve essere 2. A uguale a 2. E questo era quell'esercizio lì. Poi, radice, facciamo questo, radice di 2, radice di 2, uguale radice ottava di A. Riscriviamo tutto in termini di potenze frazionarie, il primo cosa diventa? Vabbè, la radice fuori lasciamola, facciamo un passaggio in più. Questo diventa 2 alla 1 mezzo, uguale A elevato a un ottavo. Radice ottava vuol dire fare potenza elevato alla un ottavo. Radice di questo cosa vuol dire? Vuol dire 2 alla un mezzo fatto a sua volta alla un mezzo e questo deve essere uguale a elevato alla un ottavo. Adesso che regola applichiamo qua? La regola della potenza di potenza. Questo, la regola che applichiamo è quella che diciamo x alla k tutto fatto a sua volta alla h, questo è uguale a x alla k per h, che era vera per gli interi, ma si estende a esponenti anche frazionari. Allora, applicando quella regola, qui cosa diventa? Diventa 2 alla 1 mezzo per 1 mezzo, è uguale ad a elevato alla 1 ottavo. 1 mezzo per 1 mezzo fa 1 quarto, quindi 2 alla 1 quarto, uguale a elevato alla 1 ottavo. Ora cosa faccio? Per ricavare A, elevo tutto alla ottava per liberarmi di questo 8 qui sotto. Quindi elevo alla ottava, elevo alla ottava, quindi faccio questo alla 8, uguale questo alla 8. Cosa succede? Gli esponenti sulla A se ne vanno, perché dovrebbe venire un ottavo per 8, quindi se ne vanno. E resta A uguale 2 alla 1 quarto per 8, quindi 2 al quadrato uguale a 4. Quindi A è uguale a 4. Torna? Va bene. Radice sesta di 8 uguale radice aesima di 4. Ne faccio qualcuno sparso, poi gli altri sono tutti uguali. Radice sesta di 8 uguale radice aesima di 4. Qui chiaramente sono tutte potenze di 2, quindi riscriviamo la cosa in termini di potenze di 2. Questa è radice sesta di 2 alla terza uguale radice aesima di 2 alla seconda. Adesso passiamo alle potenze frazionarie. Questo è 2 elevato alla 3 sesti uguale 2 elevato alla 2 diviso A. Stessa base, dunque gli esponenti devono essere uguali, dunque esponenti uguali, dunque 3 sesti uguale 2 su A. Quindi 3 sesti che cosa fa? Fa 1 mezzo uguale 2 diviso A e vabbè, A uguale a 4. Fate il conto. E A diventa 4. Poi, quale facciamo? Radice terza di 2, andiamo sotto, radice terza di 2,
diviso radice sesta di A, diviso radice sesta di A, uguale 2 alla meno 1. Questo cosa sarebbe? Sarebbe 2 elevato alla 1 terzo, diviso A elevato a 1 sesto, uguale 2 elevato alla meno 1. Boh, adesso potete fare un po' quel che volete, volendo questo A alla 1 sesto potete portarlo di là, se volete, no? Come abbiamo fatto ieri. Se no, potete scrivere tutto questo come 2 elevato alla 1 terzo, moltiplicato A elevato, ecco, ho sentito un 6. Mi raccomando, non 6, quando una cosa va dal numeratore al denominatore, l'esponente cambia di segno, non è che diventa 1 fratto il vecchio esponente, quindi l'esponente che devo mettere qui è meno un sesto, cioè A alla K sotto vuol dire A alla meno K sopra. Esponenti negativi vogliono dire denominatori, sostanzialmente. Uguale 2 alla meno 1. Adesso cosa posso fare? Volendo, posso elevare tutto alla meno 6, così mi levo dalle scatole l'esponente della A. Elevo alla meno 6, elevo alla meno 6. Volendo, se no c'erano altre possibilità, quindi questo diventa 2 alla 1 terzo per A alla meno 1 sesto tutto alla meno 6 uguale 2 alla meno 1. Adesso qui che regola applico? X per y elevato a un esponente k uguale x alla k per y alla k, quindi la regola che applico ora è x per y alla k uguale x alla k per y alla k. Quindi qui questo sarebbe x, e questo sarebbe y, e questo sarebbe l'esponente k, no? Quindi cosa ottengo? 2 a 1 terzo, ottengo 2 elevato a 1 terzo, il tutto alla meno 6, per a alla meno 1 sesto, tutto alla meno 6, uguale 2 alla meno 1, tutto alla meno 6. Ah, qui non avevo messo meno 6, eh? Ho messo elevo alla meno 6, ho elevato solo da una parte e non dall'altra. Vabbè, risultato, qui cosa diventa? 2 alla meno 2 per A uguale 2 alla sesta. Vediamo un po', se io questo 2 lo porto di là, come diventa? Se questo 2 alla meno 2 lo volessi portare di là. Volendo cosa sarebbe 2 alla meno 2 per A uguale 2 alla sesta? Questo sarebbe come dire A diviso 2 al quadrato uguale 2 alla sesta. E quindi A è uguale a 2 alla sesta per 2 al quadrato uguale 2 all'ottava. Per questo che qualcuno mi ha detto immediatamente 2 all'ottava. Oh, in alternativa si poteva sistemare, in alternativa riprendo da qua, in alternativa una volta che sono qua posso portare direttamente questo dall'altra parte. Diventa A alla meno 1 sesto uguale 2 alla meno 1 per 2 elevato alla meno 1 terzo. Che cosa ho fatto? Ho moltiplicato tutto, moltiplico destra e sinistra per 2 elevato alla meno 1 terzo. Questo è il passaggio che ho fatto. Se moltiplico qui per 2 alla meno 1 terzo, cosa mi ritrovo? 2 alla 1 terzo per 2 alla meno 1 terzo. E quindi se ne vanno. Volendo perché verrebbe 2 elevato alla meno 1 terzo più 1 terzo, cioè 2 alla 0 che fa 1. Volendo perché 1 moralmente è al numeratore e moltiplicarlo per meno 1 terzo e metterlo al denominatore, per cui si cancella. E di là mi rimane meno 1 terzo. E quindi vabbè, da qui adesso si fa il conto. Questo è A alla meno 1 sesto
uguale 2 elevato alla meno 1 meno 1 terzo, e questo fa 2 elevato alla meno 4 terzi. Ora elevo alla meno 6 come prima, elevo alla meno 6 e cosa ottengo? Qui mi diventa A uguale 2 alla meno 4 terzi per 6, per meno 6, uguale 2 all'ottava, cioè esattamente come prima, ovviamente. Va bene, facciamone ancora un paio e poi lavorate un po' voi. Beh no, vi spiego qualcosa prima che lavoriate voi. Facciamo questo qui, radice di 2 per radice aesima di 4, radice di 2 per radice aesima di 4, uguale 2. Dai, saltiamo un passaggio, questo cosa diventa? Scriviamolo in termini di potenze di 2 frazionarie, questo diventa 2 alla 1 mezzo, radice aesima di 4, cos'è? 2 elevato? 2 elevato alla 2 su A per 2 elevato alla 2 su A uguale 2 elevato alla 1. Qui cosa faccio? Stessa base, sommo gli esponenti. Qui c'è la regola, diciamo x elevato alla k per x elevato a un esponente m, diciamo cosa diventa? X elevato alla k più m. Quindi applicando quella regola cosa ottengo? 2 alla 1 mezzo più 2 diviso a è uguale a 2 alla 1. Adesso cosa dico? Stessa base, gli esponenti devono essere uguali. Stessa base implica esponenti uguali e quindi 1 mezzo più 2 su A uguale a 1, e da qui insomma non sto a farvi il conto, ricavo A. Beh, insomma, è chiaro, qui diventerà 1 mezzo, quindi 2 su A uguale a 1 mezzo, A uguale a 4, quindi A uguale a 4. Ecco, ultimo, perché così finiamo la pagina, quale facciamo? Facciamo l'ultimo. Radice di 32 meno radice di 2 uguale radice di A. Beh, direi che questo è facile, no? A uguale a 30. Poi è una bestialità. Bestialità, cioè radice di A meno radice di B non è radice di A meno B. Questo mi raccomando, toglietelo dalla testa. La regola che cos'è? Radice di A meno radice di B uguale cioè non c'è una formula semplice per fare radice di A meno radice di B. Bisogna arrangiarsi di volta in volta. Di solito non viene niente. Se le due cose sono scelte bene può venire qualcosa di furbo, come in questo caso, ma non è automatico. Ecco. Allora, come si fa questo? Modo migliore, questo 32 che cos'è? 2 alla quinta. Quindi questo qui è radice di 2 alla quinta meno radice di 2. Adesso il problema qual è? Che qua l'esponente non è pari. Se l'esponente fosse pari, è facile fare la radice. Basterebbe dividere per 2 l'esponente. Vabbè, ma allora, facciamo così, questo qui lo scriviamo come radice di 2 per 2 alla quarta. Meno radice di 2. Adesso radice di 2 per radice per 2 alla quarta, questo è radice di 2 per radice di 2 alla quarta, questo sì che va bene. Questo qui è radice di 2 per radice di 2 alla quarta meno radice di 2. Capite che ora è fatta? Perché questo radice di 2 alla quarta che cos'è? È 4. Quindi questo è 4 radice di 2 meno radice di 2. E 4 radice di 2 meno radice di 2 che cosa fa? 3 radice di 2.
E 3 radice di 2, volendo, che cos'è? Se lo voglio scrivere come una radice unica. E quindi radice di... Questo è un automatismo che vi deve un po' venire, cioè... La cosa da capire sono questi passaggi del tipo 3 radice di 2 uguale radice di 18. Che cosa c'è dietro a questo passaggio? 3 radice di 2 uguale radice di 9 per radice di 2 uguale radice di 18. Così si porta, sostanzialmente in questo modo io porto il 3, lo porto dentro la radice. C'ho un 3 fuori davanti e lo porto dentro con questo sistema, vedendo quello fuori come radice. Se io ho 5 radice di 2, come lo porto dentro? Questo è radice di 25 per radice di 2 e quindi radice di 50. Oh, è chiaro che il passaggio si può fare in un verso e si può fare nel verso opposto. Se io ho radice di 72, fatemelo nel senso opposto. Radice di 72. Volendo 72 che cos'è? È 36 per 2. Quindi questo è radice di 36 per radice di 2 e quindi è uguale a 6 radice di 2. Questo è un 6 che è uscito dal 72. Se avete 2 radice cubica di 3, come portate quel 2 dentro? Dovete scrivere questo 2, dovete scriverlo come radice cubica. Una volta che l'avete scritto come radice cubica, avete il prodotto di 2 radici cubiche e entra dentro. Quindi 2 che cos'è? Radice cubica di 8 per radice cubica di 3. Quindi radice cubica di 24. Avete visto come questo 2 è entrato dentro la radice. C'era qualche altro esercizio sull'ingresso? Se no è chiaro, voi potete anche impostarlo così, dire 2 radice cubica di 3 è uguale a radice cubica di un oggetto misterioso. Questo è quello che volete ottenere, no? Volete scrivere 2 per radice cubica di 3 come radice cubica di qualcosa che è ancora da determinare. Allora, è l'esercizio che stiamo facendo, dategli un nome. L'oggetto misterioso chiamatelo A e adesso proviamo a ricavare A. Ricavo A. Come si fa a ricavare A? E vabbè, fate come avreste fatto fino a 3 minuti fa. Questo è 2 per 3 elevato a un terzo uguale A elevato a un terzo. Adesso cosa avreste fatto? Elevo tutto al cubo. Elevo tutto al cubo. E cosa otteniamo? Otteniamo 2 per 3 alla 1 terzo tutto al cubo uguale a alla 1 terzo tutto al cubo. Quindi questo cosa diventa? Diventa 2 alla 3 per 3 uguale a 2 alla 3 è 8, 8 per 3 uguale a 24. Quindi 24 uguale ad A. Che è esattamente il conto che abbiamo fatto sopra. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il 2, l'abbiamo fatto al cubo, cioè che lo vediate in questo sistema o che lo vediate con quest'altro, funziona uguale. Diciamo questo è più stabile, nel senso che questo qui, anche se avete esponenti stranissimi, funziona. Quando le cose sono semplici, radice cubica o radice quadrate, forse questo qui all'inizio va, è più veloce. Comunque due procedimenti diversi che danno lo stesso risultato sono sempre una buona cosa. Va bene, allora, durante la prima parte di oggi farete esercizi sui polinomi e le equazioni polinomiali. Vi dico giusto due cose sui polinomi. Vabbè, che cos'è un polinomio
non ve lo dico, più o meno sapete che cos'è un polinomio, no? Se io scrivo 3x alla quarta più 4x meno 5, questo è un polinomio. Una somma sostanzialmente di potenze della x. Il grado che cos'è? È il più grande esponente della x che compare nell'espressione, quindi in questo caso il grado è 4. Il grado è 4 non per colpa di questo termine qui, ma per colpa di questo 4 qua. Il grado è 4. Oh, vabbè, cosa sono i coefficienti di un polinomio? I coefficienti di un polinomio sono quelli che stanno davanti alle varie potenze della x. Quindi in questo caso chi è il coefficiente di x quadro? 0, perché non c'è x quadro in questo polinomio. Chi è il coefficiente di x alla quarta? È 3. Quindi questi si chiamano coefficienti. Quest'ultimo qui in fondo come si chiama di solito? Termine noto. Questo è il termine noto. Oh, sui polinomi si possono fare le operazioni, si possono sommare, si possono moltiplicare. Sapete come si moltiplicano i polinomi? Spero di sì. Se volete fare, vabbè, la somma è quasi ovvia. Se volete fare il prodotto, più 4x meno 5, e volete moltiplicare questo per x meno 2, come fate la moltiplicazione? Moltiplicate x per tutta sta roba qua, poi moltiplicate meno 2 per sta roba qua e sommate, no? Cosa diventa? Diventa 3x alla quinta più 4x quadro meno 5x meno 6x alla quarta meno 8x meno 8x più 10. E poi mettete tutto insieme, insomma. Questo diventa 3x alla quinta meno 6x alla quarta più 4x quadro meno 13x, cioè i due termini con la x si mettono insieme, più 10. Vabbè, fin qui spero che siano banalità o quasi. Due piccole osservazioni. Il grado della somma. Facciamo prima il grado del prodotto. Il grado del prodotto di due polinomi a cosa è uguale? In questo caso lo vedete abbastanza bene, è uguale alla somma dei gradi dei due polinomi che avete moltiplicato, uguale alla somma dei gradi. Questo è abbastanza facile da capire, perché che cos'è che decide il grado? Il grado è deciso dalla massima potenza della x. Come faccio a ottenere la massima potenza? Dovrò moltiplicare la massima potenza da una parte per la massima potenza dall'altra. Quindi se qui avete x alla un certo k e qui avete x elevato a un certo esponente m, quando fate il prodotto di quei termini gli esponenti si sommano. Questo perché sostanzialmente gli esponenti dei termini di grado massimo si sommano, scriviamolo come spiegazione. Gli esponenti dei termini. Qualcuno ha detto è lo stesso di che cosa? Cioè, i due polinomi iniziali possono avere grado diverso. È il grado più alto tra quelli che compaiono, ma è sempre vero questo? È il grado più alto tra quelli dei polinomi sommati? Ve lo pongo come domanda, cioè, tipo in questo caso io ho un polinomio di grado 4, se gli sommo un polinomio di grado 1 ottengo un polinomio di grado 4, quindi in questo caso il grado della somma è il massimo tra i due gradi che usa. È sempre vera questa cosa qua? Allora, la risposta a questa domanda è ni. Nel
Nel senso, se i due polinomi hanno grado diverso, se i due polinomi che sto sommando hanno grado diverso, allora il grado della somma è il più grande dei gradi. Cioè, se sommo un polinomio di grado 8 con un polinomio di grado 5, sono sicuro che la somma è grado 5, che è la somma è grado 8, il più grande dei due. Se sommo due polinomi dello stesso grado, cosa può succedere? Può succedere che il termine più grande si cancelli, perché ha il segno più da una parte e meno dall'altra. Non è obbligato a succedere, ma può succedere. Se i due polinomi che sto sommando hanno lo stesso grado, può succedere, non è detto che succeda, ma può succedere, che i termini di grado massimo, i termini di grado max si semplifichino. Di grado max si semplifichino. Esempio, se io prendo 3x quadro più 2x più 1 e sommo meno 3x quadro più 6x meno 2, quando li sommo cosa succede? Ottengo che cosa? Che i 3x quadro se ne vanno, ottengo 8x meno 1. Quindi sommando due polinomi di grado 2 ho ottenuto un polinomio di grado 1. Quindi non è più vero che il grado della somma è il massimo tra i due gradi presenti prima della somma. Però cosa può succedere? Può soltanto scendere, non può aumentare. In ogni caso, il grado può solo scendere o restare costante. Non può salire. Ecco. Vabbè, fin qui tutto tranquillo. Soltanto questo andava un attimo osservato. Divisione di polinomi. E qui vi voglio. Perché sommare e moltiplicare è facile, però l'operazione che veramente serve spesso è di dividere due polinomi. Divisione di polinomi. Boh, è inutile che stia a spiegarvela in generale, vi faccio un po' di esempi e vediamo come funziona. Come si fa la divisione tra polinomi? Si fa in colonna, sostanzialmente. Prendiamo e facciamone uno, facciamo, che ne so, 2x alla quarta, e ho scritto x alla terza, 2x alla quarta più 3x al cubo meno x quadro più 3x meno 1. E supponiamo che io voglia dividere questo per x quadro meno 2x più 3. E speriamo che non vengano a calcolarci. Allora, come si fa a fare la divisione tra polinomi? Intanto uno li scrive così, come a fare la divisione classica tra numeri. Poi va bene, 2x alla quarta diviso x quadro. 2x alla quarta diviso x quadro. Cosa diventa? 2x quadro. E lo scrivete qua. Qua scrivete 2x quadro. Quindi il termine che ho scritto qui è 2x alla quarta diviso x quadro. Adesso cosa fate? Prendete questo qua, lo moltiplicate
per quello sopra e andate a scriverlo qui sotto. Allora, adesso è questione di gusti. C'è chi lo riscrive qui, scrive qui sotto direttamente il prodotto, e chi invece lo scrive cambiato di segno. Di che parrocchia siete? Cambiate di segno? Comunque, basta essere coerenti con quel che si fa. O uno lo scrive cambiato di segno e poi somma, o uno lo scrive uguale e poi sottrae. Va bene, allora, moltiplichiamo e scriviamo qui sotto cambiato di segno. Quindi cosa devo scrivere? 2x quadro, e qui mi diventa 2x alla quarta, che scrivo sotto cambiato di segno, meno 2x alla quarta. Poi cosa devo fare? 2x quadro per meno 2x, cosa diventa? Meno 4x cubo, cambio di segno, 4x cubo. Poi 2x quadro per 3 diventerebbe 6x quadro, cambio di segno, meno 6x quadro. Tiro la riga e sommo. Quindi qui ho scritto il prodotto cambiato di segno. Questo è il prodotto con segno meno. Prodotto di cosa? Prodotto di 2x quadro per quello sopra. Allora, cosa succede? Questo e questo se ne vanno apposta per come è fatta la divisione. Poi sommando diventa 7x cubo. 7x cubo meno 7x quadro più 3x meno 1. Adesso cosa faccio? Reitero, cioè 7x cubo diviso x quadro e fa 7x più 7x. Quindi questo è 7x cubo diviso x quadro. 7x cosa faccio? Moltiplico, cambio di segno, sbatto qui sotto. Quindi meno 7x cubo. Meno 7x cubo, 7, 7 segno più, più 14x quadro, 7x più 21x meno 21x. Piccolo consiglio, per non incasinarvi coi segni, controllate i segni qua, più meno più. Quindi diciamo due segni di un tipo e il segno centrale diverso, quindi anche qui dovete avere il segno centrale diverso rispetto a quelli laterali. Fate questi controlli. Se qui vi fossero venuti tutti i segni uguali, qui non erano uguali, impossibile. Quello è un controllo che i segni non vanno. Questo e questo se ne vanno, qui diventa 14x quadro. 14x quadro, poi meno... No, 7x quadro. 7x quadro, meno 18x, meno 1. L'ultima cosa da mettere qui, quindi, è più 7. Quindi questo è 7x quadro diviso x quadro. E vabbè, adesso questo 7 lo moltiplichiamo, cambiamo di segno, diventa meno 7x quadro, 7 per 2 è 14, più 14x, 7 meno 21. Faccio la somma, questo e questo se ne vanno. 18 e 14 diventa meno 4x meno 22. Adesso un minimo di nomenclatura, questo come si chiama? Resto. Quindi dividendo il polinomio questo per il polinomio questo qui sopra, si ottiene come quoziente, questo si chiama quoziente, questo si chiama quoziente e questo in fondo si chiama resto. Tutta qua la divisione. Basta non confondersi. Quando è che è facile confondersi? Paradossalmente è facile confondersi quando il polinomio è più semplice, cioè quando mancano un bel po' di termini. Se io adesso vi divido, vi faccio un'altra divisione, vi divido... Quasi il problema nasce dallo scriverlo così. Supponiamo di voler fare questa divisione. Allora, se partite così, partite male. Perché se partite così, partite male? Ho solo scritto il testo. Perché? Perché qua, in un certo senso, ci sono i buchi. X cubo, x quadro, x mancano. Io dico, lasciate lo spazio per le cose che mancano, se no poi quando andate a fare i calcoli vi confondete. Quindi io
direi, scriviamolo più largo. Scriviamolo con i buchi. Due x alla quarta meno 1 in fondo diviso x quadro meno 2x più 3. È chiaro che quando diventerete più esperti tutto ciò vi farà ridere, però almeno all'inizio è meglio partire ordinati. Va bene, facciamo la divisione. X quadro 2x quadro, vado a moltiplicare, diventa meno 2x alla quarta, meno 2x alla quarta, qui cosa diventa? 4x cubo, quindi più 4x cubo, vedete che sapete dove andarlo a scrivere se avete lasciato i buchi, meno 6x quadro, meno 6x quadro. Sommo, questo e questo se ne vanno, 4x cubo rimane, meno 6x quadro, meno 1, e c'è ancora il buco per la x qua. Qui cosa diventa? Più 4x, meno 4x cubo, diventa 8, col segno più, più 8x quadro, segno meno, 12x, meno 12x. E se siete stati ordinati, i termini vi vengono nel posto giusto, insomma, qui avete 2x quadro, meno 12x, meno 1, e vabbè, non resta che concludere la divisione, qui diventa più 2, più 2, e meno 2x quadro, meno 2x quadro, più 4x, 2 e 3, meno 6. Squadro se ne vanno, rimane meno 8x, meno 7. Questo è il quoziente, e questo è il resto. Tutto qua. Ecco, caso particolare. Caso particolare quando qui si divide per O. Non ci siamo trovati delle frazioni in giro, siamo partiti con polinomi a coefficienti interi, qua e qua, e sia quoziente sia resto venivano a coefficienti interi. Questo è sempre vero? Cioè, possono venire delle frazioni strada facendo? Dipende. Da cosa dipende? Tutto dipende da questo coefficiente qua. Se qui invece di esserci stato x quadro ci fosse stato 3x quadro, capite che rischiavamo di beccarci delle frazioni in giro, perché tutti questi termini qui che abbiamo trovato nel quoziente li abbiamo fatti dividendo quello che c'era qui a sinistra per questo termine principale qua. Quindi se qui il coefficiente è 1, quindi questa è una cosa abbastanza importante, se questo coefficiente è 1, e 1, non vengono fuori frazioni strada facendo. Questa frase è ridicola, però vuole un po' rendere l'idea di come... È chiaro che se sono pieno di frazioni di qui, me le ritroverò anche nel risultato. Però se non ho frazioni, se ho soltanto numeri interi a sinistra e ho soltanto numeri interi qui e qui davanti c'ho 1, allora non verranno fuori frazioni, perché tutte le volte mi limito a dividere per x quadro, tipo in questo caso non può venire del denominatore. Ecco, caso particolare di divisione è quello in cui la situazione è questa, quello in cui, che ne so, abbiamo x al cubo più x più 1 e divido per x meno 2. Quindi qui sto dividendo per una cosa di primo grado. Allora forse questo a qualcuno qui dice Ruffini, non so, forse vi hanno insegnato a fare uno schemino con delle sbarrette, mettevate i coefficienti dentro. Se vi piace fatelo,
Se non vi piace non è neanche il caso che lo impariate, perché è semplicemente un caso particolare dell'algoritmo precedente. Ricordiamo sempre il minor numero di cose. Quindi questo qui si può trattare esattamente come l'algoritmo precedente. Quindi come si farebbe questa divisione? Intanto lo scrivo bene perché l'ho scritto apposta senza buchi. Quindi se volete fare il discorso delle sbarrette, fatelo pure. Io non ne voglio sapere, non ve l'ho spiegato io. Se non volete farlo, fatelo semplicemente come esempio di divisione. X meno 2. Dividete normalmente, x al cubo diviso x, x quadro. X quadro per x diventa meno x al cubo, meno 2x quadro. Ah, qui c'erano i segni diversi, qui ci sono i segni uguali, c'è qualcosa che non va. E infatti è più 2x quadro. Vedete, questi controlli qui, insomma, deve suonare un campanellino quando uno fa qualcosa di strano. Se uno procede con questo tipo di controlli è più facile che se ne accorga. Questo e questo se ne vanno. E qui come siamo messi? Siamo messi 2x quadro più x più 1. Come proseguo? Proseguo facendo più 2x. Quindi meno 2x quadro. Meno 2x quadro più 4x. Più 4x e basta. Faccio il conto, questo e questo se ne vanno, 5x più 1 più 5 meno 5x più 10 qui non viene e qui viene 11. Questo è il quoziente, questo è il resto. Vi faccio una nota per chi lo sa, non è un fatto decisivo, ma è una cosa che è abbastanza... Quando divido, nota bene, quando divido un polinomio p di x, questa è la notazione con cui di solito si indica un polinomio, p di x, vuol dire un qualunque polinomio, per x meno a, cioè quando la cosa per cui divido è di questo tipo, x meno qualcosa, il resto che ottengo è sempre è chiaro che è sempre un numero, perché? Perché il resto qual è la proprietà del grado del resto? Cioè, quando è che la divisione finisce? Cioè, io non ve l'ho detto, perché qui mi sono fermato? Quando sono arrivato a meno 8x mi sono fermato. Perché non potevo più andare avanti a dividere? Se facevo meno 8x diviso x quadro, non potevo. Insomma, il resto, cioè la divisione si interrompe, cioè otteniamo il resto quando il grado qua è strettamente più piccolo del grado qui sopra. Quindi qui era il grado 2, appena sono arrivato al grado 1, fine. Ero obbligato ad arrivare al grado 1? Poteva anche succedere che arrivasse al grado 0. Miracolosamente si semplificava al grado 1 e rimaneva solo un numero. Diciamo, la divisione finisce quando il resto ha grado minore della cosa per cui sto dividendo. È chiaro, se io sto dividendo per x meno a, mi fermerò quando otterrò un numero. Perché se ho ancora delle x, posso andare avanti a dividere. Quindi il resto che ottengo è sempre un numero. E fin qui è pacifico, non solo, ma quel numero lo posso prevedere dall'inizio senza fare la divisione. È un numero e quel numero è, forse non lo sapete questo fatto, P di A, cioè il valore che ottengo, cioè quello che ottengo sostituendo 2, cioè non sostituendo 2, in questo caso 2, sostituendo A nel polinomio iniziale. Nel nostro caso mi sta qua,
Cosa succede se vado a sostituire 2 in questo polinomio? 8 più 2 più 1 che fa 11. Non è casuale tutto questo. Questo qui è veramente quello che si chiama il teorema di Ruffini. Poi molti pensano che il teorema di Ruffini è la cosa con le sbarrette. Il teorema di Ruffini è quella cosa che dice che il resto che si ottiene in fondo è il valore ottenuto sostituendo bla 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 bla. Nel nostro caso P di 2 è uguale a 2 al cubo più 2 più 1 e questo fa esattamente 11. Va bene, per ora mi fermo qui, volevo dirvi qualcosa sulle scomposizioni, volevo anche farvi vedere perché questa cosa qui funziona, ma preferisco che facciate qualche esercizio di moltiplicazioni e di divisioni. Oh, no vabbè, ve lo dico dopo gli esercizi questo. Ecco, io direi di fare polinomi 1 e polinomi 2, due esercizi sulle operazioni dei polinomi. Ne ho ancora qualche copia per chi non ha il fascicoletto, però da domani basta. Cioè, prendete o scaricatelo. No? Ecco, sono le due opzioni. Chi non lo sa, forse è meglio. Perché è sparita l'applicazione? A più B al quadrato, A quadro più, fin qui non ci piove, A più B al cubo, oh, il giorno che uno è disperato, che cosa fa? Fa A più B al quadrato e poi lo moltiplica per A più B e vede cosa viene fuori. Il giorno che uno è disperato fa così, però c'è la formula, A cubo A più B alla quarta. E forse qui qualcuno in meno lo sa. Fregatevene un attimo di questi numerini 1, 4, 6, 4, 1, fregatevene di quelli. Cercate intanto di capire qual è la struttura che ci sta sotto. Quando si fa la potenza ennesima di un binomio, cioè di una somma di due termini, vengono fuori tutti i termini che uno si può aspettare, diciamo da A alla quarta fino a B alla quarta, e poi scalati. Vedete, la potenza di A scende di 1 passando da un termine successivo, mentre la potenza di B sale di 1 passando da un... Vedete, A alla quarta, A alla terza, A alla seconda, A alla 0, cioè 1. B qui non c'è, B, B quadro, B cubo, B alla quarta. D'accordo? L'unica cosa che uno si chiede, ma come mi calcolo, sono i numerini che si mettono qua. Tipo il giorno che dovrete fare A più B alla quinta. Intanto, quali saranno i termini con A e B? Poi i numerini li vediamo. Ci sarà A alla quinta, poi ci sarà... Che cosa? A alla quarta B, poi ci sarà A alla 3 B quadro, poi ci sarà chiara almeno la struttura dell'espressione. Adesso bisogna stabilire i numerini da mettere davanti. I numerini da mettere davanti vengono fuori da quello che si chiama il triangolo di Tartaglia. Vabbè, in Italia si chiama triangolo di Tartaglia, ovunque nel mondo lo chiamano triangolo di Pascal. Questo perché se un giorno leggerete un libro in inglese vedete questo triangolo di Pascal. Allora, il triangolo di Tartaglia, triangolo di Tartaglia, come è fatto il triangolo di Tartaglia? È fatto così, uno parte con 1, 1, poi sottoscrive 1, 2, 1. Poi sottoscrive 1, 3, 3, 1. Poi sottoscrive 1, 4, 6, 4, 1. Come è fatto questo triangolo? Qual è la proprietà che lo genera? La proprietà che lo genera è che a lato ci sono 1. Intanto cresce, un triangolo che cresce. Cioè ci sono sempre più numeri man mano che si va giù. A lato sono tutti 1. Dalla parte dall'altra sono tutti 1. E poi ogni altro numero è la somma dei due che gli stanno sopra. Tipo questo 2 è la somma di 1 più 1,
Questo 3 qui è la somma di 1 più 2. Ogni numero è la somma di 2 che gli stanno sopra. 1, 4, così. Quindi dovessi scrivere la riga successiva, cosa scriverei? A lato ci sono gli 1. Poi qui cosa devo fare? 1 più 4? 5. 4 più 6, 10. 6 più 4, 10. 1 più 4, 5. E così via. Voi dite, cosa sono questi numeri? E lo vedete qua. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. Quindi la potenza quarta corrisponde a questa riga qui del triangolo di Tartaglia. La potenza quinta corrisponderà a questa riga del triangolo di Tartaglia. Quindi quali saranno i numerini? Qui ci sarà 1, questo qui è 5, questo è 10, questo è 10, questo è 5 e questo è 1. D'accordo? Questo è il triangolo di Tartaglia, serve per fare potenze di somme di due termini. Quindi il giorno che voi avrete da fare x più 2 alla quarta, il giorno che avrete da fare x più 2 alla quarta, allora o cosa fate? O fate x più 2 al quadrato, tutto a sua volta al quadrato, e quello è un metodo sicuro che funziona, oppure provate ad applicare questa formula qua, chi è in questo caso A e chi è B? A è x e B è 2, quindi cosa dovete fare? A alla quarta, quindi x alla quarta, più 4a al cubo, x al cubo per b, che vale 2, più 6 per a al quadrato, x quadro, per b al quadrato, quindi per 2 al quadrato, più 4 per a, quindi per x, per b al cubo, quindi per 2 al cubo, più 2 alla quarta, questo è il conto da fare, poi fate i conti, diventa x alla quarta più 8x cubo più 24x quadro più 8 per 4, 32x più 16, questa è la formula, ottenuta usando il triangolo di Tartaglia. Bene, altre formule da sapere? Altre formule da sapere, vabbè, se invece di avere la potenza di due cosi ho la potenza di tre termini. Diciamo, vediamo il caso del quadrato che è quello facile. Com'è la formula per il quadrato di tre termini? Tutti i quadrati più tutti i doppi prodotti, quindi 2ab più 2ac più 2bc. Se io ho il quadrato non di tre termini ma di 4, a più b più c più d, tutti i quadrati, a quadro più b quadro più c quadro più d quadro, più tutti i doppi prodotti. Quanti sono i doppi prodotti? Sono tante quante sono le partite in un girone a 4. Tutti i possibili modi di accoppiare due elementi. In un girone a 4 della Champions League ci sono 6 partite, quindi sono 6 doppi prodotti. Chi sono? 2AB più 2AC più 2AD più 2BC più 2BD più 2CD. Questo funziona anche se qui ho 18 termini, dovrò fare 18 quadrati più tutti i doppi prodotti che vengono in mente. Ultima formula. Questa forse conviene ricordarsela. Il cubo del trinomio. Questa uno può decidere se ricordarsela o no, io mi riesce abbastanza facile ricordarmela, per cui me la ricordo. Come si fa questo? Tutti i cubi.
Poi cosa ci aspettiamo, almeno ragionando in analogia con il caso questo? Ci aspettiamo che ci siano delle cose del tipo A quadro B e così via, con un coefficiente 3. Ok, ci sono tutte. Ci sono tutti i termini del tipo 3 A quadro B più 3 AB quadro, poi cosa c'è? Più 3 A quadro C più 3 AC quadro più 3 B quadro C più 3 BC quadro. Quindi ho messo 3, il quadrato di uno per un altro, in tutti i possibili modi. E poi c'è un termine misto, che è 6 ABC. Questa, volendo, si può ricordare. Se no, uno se la fa facendo prima il quadrato e poi moltiplicando a sua volta, ma è scomodo. Ecco, ovviamente ci sarebbe anche la formula generale per la potenza cappesima di una somma di quanti volete termini. C'è una specie di generalizzazione del triangolo di Tartaglia, ma è al di fuori di questo percorso. Almeno queste, però, cercate di saperle. Queste vi potrebbero servire per fare quegli esercizi che avete scritto lì. Va bene, io direi di fare una pausa e poi fra un quarto d'ora passare alle equazioni. A quadro meno B quadro? A cubo meno B cubo. Oh, queste si verificano semplicemente, provate a fare il prodotto, se ne va via tutto, rimane solo il primo e l'ultimo. A alla quarta meno B alla quarta. Si capisce subito come funzionano queste, viste le prime si capisce come A alla quinta meno B alla quinta uguale A meno B A alla quarta più alla terza B più A al quadrato più A B al cubo più B alla quarta. Così via, alla sesta meno B alla sesta uguale A meno B per termini analoghi a questi. Questa vale quando c'è il segno meno. Queste cose qui valgono quando c'è il segno meno. Cioè A alla K meno B alla K e stesso esponente sull'A e sulla B, e stesso esponente, se no niente di furbo. Quando c'è il segno più, quando c'è il segno più, tipo A cubo più B cubo, allora funziona uguale, soltanto che invece di essere con i segni messi come qua, è messo con i segni alterni. Quindi c'è A cubo meno, sì, A cubo, A quadro meno AB più B quadro. Se avete A alla quinta più B alla quinta, questo è A più B, che moltiplica lo stesso che c'è qua, messo soltanto con i segni alterni, quindi A alla quarta meno A3B più A quadro B quadro meno AB cubo più B alla quarta e così via. Che particolarità ha questo tipo di formule qua? Funziona solo con gli esponenti dispari. Tutto questo funziona, quelle con il segno più, quelle con il segno più funzionano
solo con esponenti dispari. Quindi se avete formule del tipo a quadro più b quadro, oppure a alla quarta più b alla quarta, oppure a alla sesta più b alla sesta, qui non c'è la formula semplice per cose di questo tipo qua. Oh, è chiaro che poi uno deve imparare un attimo a usarle. Se uno ha, che ne so, a alla quarta meno b quadro, qui sono esponenti diversi. Però sapete trattarlo un po' come uno dei casi precedenti? Questo qui come potreste scomporlo? È chiaro? Questo qui è la formula, questo è come dire x quadro meno y quadro uguale x più y, beh, per essere coerenti, x meno y, x più y con x chi è? E y e b. Se voi prendete questa formula qui scritta in x e y, la scrivete con al posto di x mettete a al quadrato, al posto di y mettete b, è esattamente quella che ho scritto sopra in nero. Ecco, la cosa, se abbiamo a alla sesta meno b alla sesta, di fronte a un'espressione di questo tipo qua, è chiaro che volendo rientra in quale caso? Rientra in questa casistica qua. Quindi il primo modo di vederla è secondo questa casistica. Quello che vi voglio dire è che alla sesta meno b alla sesta si può vedere in tanti modi. Il primo modo che cos'è? Dire che è uguale ad a meno b, e poi scrivere tutta la pappardella che verrebbe da scrivere, a alla quinta più a alla quarta b più a al cubo b quadro più a quadro b cubo più a b alla quarta più b alla quinta. E questo è il primo modo di vederla. In alternativa, come possiamo anche vederla? Mi torno se la vedo così, la vedo come differenza di quadrati. Cosa ho usato se dovessi scriverlo qui? Ho usato il solito x quadro meno y quadro uguale x meno y, x più y, con, chi sono in questo caso x e y? X uguale a al cubo e y uguale a b al cubo. E quindi ottengo questa formula qua. Lo vedete un modo di ottenere un'altra formula? Qui, allora, nel primo caso l'abbiamo visto come differenza di potenze seste e abbiamo usato questa formula. Nel secondo caso l'abbiamo visto come differenza di quadrati. Ma lo possiamo anche vedere come differenza di cubi. È in fondo una differenza di cubi. Questo è il cubo di A quadro e questo è il cubo di B quadro. Quindi un terzo modo di vederlo porta a scriverlo come A quadro meno B quadro, che moltiplica a alla quarta più a quadro b quadro più b alla quarta. Cosa ho usato qui? Scrivo che ho usato, che ho usato, quale formula? La differenza di cubi, x al cubo meno y al cubo uguale x meno y, x quadro più xy più y quadro, con x uguale a quadro e y uguale a b quadro. Pensateci un attimo, se x è a quadro e y è b quadro, che cosa diventa x al cubo meno y al cubo? Diventa a alla sesta meno b alla sesta. X meno y cosa diventa? A quadro meno b quadro. Cosa diventa x quadro? A alla quarta. Xy diventa a quadro b quadro e y quadro diventa b alla quarta, che è questa qua. Volendo si possono... Volendo si può anche scrivere, si può anche scrivere a alla sesta meno b alla sesta uguale
riprendo una di quelle che ho scritto prima. Qui ho semplicemente applicato questa. E adesso cosa posso fare? Questa a sua volta le posso scomporre come differenza di due cubi. Uguale a meno b che moltiplica a quadro più ab più b quadro, ed è la scomposizione di questo qui sopra. E poi ci metto quell'altro. Cosa mi dà questo altro termine qui? Mi dà la stessa cosa con i segni, diciamo, messi nell'altro modo. A quadro meno ab più b quadro. Ed è questo qui. Tutto sta a prenderci un po' la mano e queste cose vi verranno naturali. Se avete, facciamone un ultimo. Se io ho a alla ottava meno b alla ottava, cosa posso fare? Di sicuro vederlo come differenza di potenza ottave, a meno b per un mostro di grado 7. Più semplicemente forse conviene partire vedendolo come differenza di quadrati. Quindi cosa scriverei? Scriverei a alla quarta più b alla quarta per a alla quarta meno b alla quarta. Adesso come posso procedere? Sul primo sono incartato, non si può fare nulla. Sul secondo posso andare avanti con la differenza di quadrati. Quindi questo diventa a alla quarta più b alla quarta, a quadro più b quadro per a quadro meno b quadro. Adesso qui sono incartato anche sul secondo, però l'ultimo posso andare avanti. Uguale a quarta più b alla quarta, a quadro più b quadro, a più b per a meno b. Fine del discorso, da qui in poi non si scompone più. Questo era giusto perché possiate prendere un po' la mano e serviranno queste cose per fare il secondo esercizio che c'era. Ora però mi interesserebbe che faceste qualcuna delle equazioni, quindi l'esercizio che si chiama equazioni 1 ed equazioni 2. Va bene, vi faccio vedere, vi spiego un po' di cose su questi esercizi. Ecco, poi per chi c'ha il fascicoletto, più avanti trovate anche degli esercizi a risposta multipla sui polinomi. Magari quelli fateveli per conto vostro, che comunque sono un utile allenamento per sabato prossimo. Allora, vabbè, spero non abbiate avuto problemi sulle equazioni di secondo grado, che erano le prime erano sostanzialmente equazioni di secondo grado. Soltanto due piccole note. Perché c'è sta barra adesso? Aspettate che sblocco la barra. Perché non sparisce più la barra? Svantaggi di vivere con Windows. Va bene, allora, vabbè, equazioni di secondo grado sicuramente sapete come funziona. Perché c'è la gomma adesso? Mi si è incartato tutto. Ma stiamo scherzando? Sempre la gomma. Non va mica bene. Ok, forse è tornato in vita come si deve. Vabbè, spero non abbiate avuto problemi sulle equazioni di secondo grado. Comunque ripetiamo un paio di fatti generali.
Allora, la cosa importante è guardare il delta. Allora, se delta è positivo, due soluzioni. Se delta è uguale a zero, se delta è negativo, zero soluzioni. Zero soluzioni per modo di dire, diciamo. Zero soluzioni reali. Soluzioni sarebbero numeri complessi, ma è una cosa che non si indaga qua, ma lo vedrete durante i corsi. Delta uguale a zero, una soluzione. Una soluzione, diciamo. Altre espressioni che va, un'espressione abbastanza popolare, due radici coincidenti. Due radici coincidenti. Un'espressione, diciamo, un po' popolare, diciamo, quella più corretta sarebbe una radice di molteplicità 2. L'espressione più corretta, espressione alternativa, una radice di molteplicità 2. Però, diciamo, dal punto di vista delle soluzioni dell'equazione, cioè del numero dei valori di x che rendono questa espressione uguale a zero, ce n'è uno solo. Poi il discorso della molteplicità è un discorso diverso. Ecco, appena l'equazione si fa, vabbè, con questo avrete fatto, sicuramente sarete arrivati fino oltre metà. Poi dopo un po' iniziano le biquadratiche. Vediamo come si risolve una biquadratica. La biquadratica... No, vi voglio ancora dire un paio di cose sull'equazione di secondo grado. Diciamo, trovare le radici è uguale a scomporre il polinomio. Non so, se voi avete x quadro meno 5x più 6 uguale a 0. Cosa fate? Fate la formula per trovare le radici, x1, 2, adesso non so, qualcuno farà la formula ridotta, qualcuno farà la formula non ridotta, insomma, facciamo la non ridotta, b più o meno, che cos'è? Radice di b quadro 25 meno 4ac meno 24 diviso 2a diviso 2. Vabbè, questo è 5 più o meno 1 diviso 2. Quindi voi dite 5 più 1 diviso 2 fa 3, 5 meno 1 diviso 2 fa 2. Queste sono le due soluzioni. Quindi le due soluzioni, cioè le due radici del polinomio, che è la stessa cosa in questo caso, cioè le due radici del polinomio, sono x1 uguale a 2, e x2 uguale a 3. Il polinomio come si può scomporre? Date le radici da questo, si ha che il polinomio x quadro meno 5x più 6 è uguale a x meno 2 per x meno 3. Cioè, una volta che uno ha le radici, può scomporre il polinomio come x meno prima radice per x meno seconda radice. Le due cose sono equivalenti. Scomporre uguale trovare le radici. Tipo, se uno avesse, che ne so, facciamone uno simile, x quadro meno 5x più 4. Da qui capite, se uno fa un po' di conti, vede che questo è x meno 1 per x meno 4. Fate il conto, diventa x quadro, poi diventa meno 4x e meno x, che fanno meno 5x, e poi meno 1 per meno 4 fa più 4, che è il termine noto. Allora, quali sono le radici o le soluzioni? Radici sono x uguale a 1 e x uguale a 4. Cioè, sono due modi di vedere la stessa cosa, la scomposizione o trovare la radice. Non solo, sapete le relazioni che ci sono tra le radici e i coefficienti del polinomio? Relazioni
tra radici e coefficienti di un polinomio di secondo grado. Cosa sono queste allora? Supponiamo che il coefficiente di x quadro sia 1. Questa è un'ipotesi abbastanza tranquilla, cioè che il polinomio inizi con x quadro. Se inizia con 3x quadro, che fate? Volendo dividete tutto per 3, l'equazione rimane la stessa e inizia con x quadro questa volta. Quindi supponiamo che il coefficiente di x quadro sia 1. Siano, diamogli un nome, siano, diciamo, x con 1 e x con 2, le due radici, che ovviamente supponiamo che esistano. Allora, che cos'è x con 1 più x con 2? E che cos'è x con 1 per x con 2? X con 1 per x con 2 è il termine noto del polinomio. Questo è il termine noto. E questo che cos'è? Questo è il coefficiente di x. Il coefficiente di x cambiato di segno. Cambiato di segno. E l'esempio ve lo illustro. Volendo è già illustrato qua sopra. Qui le radici sono 1 e 4. Il loro prodotto è 4 ed è il termine noto. La loro somma, 1 più 4, fa 5. E 5 è il coefficiente della x cambiato di segno. Infatti qui c'è meno 5. Vediamo l'esempio precedente. L'esempio precedente le radici erano 2 e 3. Il prodotto, 2 per 3, è il termine noto del polinomio. La somma, 3 più 2, 5, è il coefficiente della x cambiato di segno. Questo vi può aiutare anche a fare le cose al contrario. Cioè il giorno che voi avete l'equazione x quadro meno x meno 6 uguale a 0, uno cosa dice? Le radici, se ci sono, sono due numeri. Le radici, se ci sono, sono due numeri che moltiplicati quanto fa il prodotto? Meno 6 e sommati danno 1. Chi sono questi due numeri? Moltiplicati danno meno 6 e sommati danno 1, cioè questo cambiato di segno. Sono 3 e meno 2. Se andate a risolvere questa con la formula, trovate le stesse. Quindi x, 1, 2, andate a fare la formula, diventa 1 più o meno b quadro meno 4ac, che questa volta fa più 24, diviso 2, 1 più o meno 5 diviso 2, 6 diviso 2, questa fa 3, e meno 4 diviso 2, questa fa meno 2. Però si poteva vedere già da prima col metodo della somma e del prodotto. Questo giusto per avere un'altra interpretazione della stessa cosa. Va bene, facciamo qualcuna di queste biquadratiche che appaiono. X alla quarta meno 5x quadro più 4. Come si risolve questa? Allora, x quadro uguale, adesso qui è questione di gusti, t, y, z, quello che vi pare, y diciamo, t, visto che la maggior parte usa la t, ma va bene qualunque lettera ovviamente. Cosa diventa l'equazione? Diventa, se x quadro uguale a t, x alla quarta è uguale a t quadro. Quindi t quadro meno 5t più 4 uguale a 0. Da qui troviamo t. Adesso trovo t,
fate la formula, fate quello che volete, vi diventa che 4 è 1. Due numeri che sommati danno 4 e moltiplicati, no, due numeri che moltiplicati danno 4 e sommati danno 5, quindi sono 4 e 1. Una volta che avete questo, cosa fate? T uguale a x quadro, quindi questa sopra diventa x quadro uguale a 4. Cioè, fatta la fase in T, ritornate in X. Adesso sapete che T vale 4, quindi X quadro vale 4. Qui sapete che T vale 1, quindi X quadro uguale a 1. Ma se X quadro uguale a 4, X uguale più o meno 2, e qui X uguale più o meno 1. Quindi 2 radici qui e 2 radici qui, quindi 4 radici. Cosa dice questo in termini di scomposizione? Come si scompone il polinomio questo qua? Quindi, una volta che avete le radici, avete la scomposizione x alla quarta meno 5x quadro più 4, si può scomporre come x meno 1, x più 1, x meno 2, x più 2. Scomposizione uguale radici. Una volta che avete le 10 radici, fate x meno ciascuna delle radici, moltiplicate e ottenete la scomposizione. Ovviamente se avete tutte le radici reali. Ecco, questo qui fallisce molto presto, tipo se avete quella successiva, che cos'era? X alla quarta più 3x quadro meno 4 uguale a 0. Cosa si può dire di questa equazione? Vediamo di farlo con la somma e il prodotto. Vabbè, intanto bisogna fare il passaggio biquadratico. Passaggio biquadratico vuol dire x quadro uguale a t, quindi questa diventa t alla quarta più 3t quadro, no, t alla seconda, più 3t meno 4 uguale a 0. Quindi la somma e il prodotto quanto fanno? Se ci sono le radici, la somma deve fare? Questo qui cambiato di segno, meno 3, e il prodotto? Quindi chi sono le radici? Prodotto meno 4, somma meno 3, sono una meno 4 e l'altra 1. Intendiamoci, se vi sentite più tranquilli con la formula, fate la formula, ma magari controllate nei due sistemi che venga la stessa cosa. Quindi t uguale a meno 4 e t uguale a 1. Quindi se t uguale a meno 4, vuol dire che x quadro uguale a meno 4. E qui non si ottiene nulla, questo non produce nulla. Se t è uguale a 1, da qui viene fuori che x quadro è uguale a 1, e quindi x uguale più o meno 1. Quante sono le soluzioni quindi? Due prodotte da questo ramo sotto e nulla prodotto dal ramo sopra, quindi due radici. In tutto due radici. Ecco, cosa vuol dire questo in termini di scomposizione? Se io volessi scomporre questo polinomio, di sicuro non vuol dire che x più 1 per x meno 1, perché sarebbe solo di grado 2. Questo ramo che non ha prodotto delle radici, in un certo senso, entra anche lui nella scomposizione, no? Diciamo, visto in T, la scomposizione, vista in T, nella variabile T, sarebbe... Cioè abbiamo t quadro più 3t meno 4, e questo qui, visto in t, abbiamo detto che le radici sono meno 4 e 1, quindi è che cosa? T meno 1 che moltiplica t meno meno 4, quindi più 4, e vista in x, diventa... Che cosa? Questa qui era x alla quarta più 3x quadro meno 4, questa diventa x quadro meno 1 per x quadro più 4. Adesso volendo questo x quadro meno 1, x più 1, x meno 1, x più 1, x meno 1, x quadro più 4. Vedete, questo termine qui è quello che corrisponde alla radice quale?
Fammi lo scrivere bene. Questo è il termine che corrisponde alla radice meno 1, perché è x meno meno 1. Questo è il termine che corrisponde alla radice 1. E questo è un termine di secondo grado non ulteriormente scomponibile. Questo qui non produce radici, infatti è il ramo secco che abbiamo visto in questo ramo qui del nulla. Questo qui non produce radici, cioè entra nella scomposizione ma non produce radici. Questo non produce Ecco, l'ultima in fondo alla pagina. L'ultima e la penultima. X alla quarta. Ecco, come potete farla questa? Chiaramente potete farla con il t, ma in questo caso forse è ancora più semplice farla raccogliendo un x quadro. Questa cosa diventa x quadro che moltiplica? Ecco, adesso, quando si annulla un prodotto, cosa vuol dire che un prodotto è nullo? Vuol dire o che è nullo il primo, o che è nullo il secondo. Quindi da questa cosa produce? X quadro uguale a 0, oppure adesso questo ramo qui quante radici produce? X uguale a 0. Questo ramo qui quante radici produce? Quindi in tutto quante sono le radici? 3 radici, 3 soluzioni. Volendo parlare in termini di molteplicità, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che qui ho come radice più o meno 3, qui ho come radice x uguale a 0 di molteplicità 2, perché viene da un x quadro uguale a 0. Però è un discorso di molteplicità che non toglie niente al fatto che le soluzioni siano 3. Quello dopo è x alla quarta meno 4x quadro più 4 uguale a 0. Questo come l'avete risolto? Con il t forse, ma si poteva anche risolvere senza il t, semplicemente vedendo che questo è un quadrato. Questo è il quadrato di che cosa? Questo è x quadro quindi diventa x quadro meno 2 uguale a 0. Quindi x quadro uguale a 2, quindi x uguale più o meno radice di 2. Quante sono le radici? Le soluzioni dell'equazione in questo caso. Due soluzioni, quindi 2. La scomposizione come sarebbe? Volendo fare la scomposizione. X alla quarta meno 4x quadro più 4. Mi avete detto che questo qui è x al quadrato meno 2 al quadrato. Adesso x al quadrato meno 2 come si scompone? X più radice di 2. X meno radice di 2 e il quadrato si distribuisce sui due fattori, no? Quindi questo qui è x più radice di 2 al quadrato che moltiplica x meno radice di 2 al quadrato. Quindi volendo fare i discorsi di molteplicità cosa diremmo? La molteplicità sostanzialmente che cos'è? La molteplicità di una radice, la molteplicità di una radice è l'esponente con cui il rispettivo fattore compare nella scomposizione.
Ad esempio, prendiamo la molteplicità di una radice, non di una radice quadrata, cioè di una radice dell'equazione, una radice del polinomio. Sul fatto che sia scritto con un radicale è un caso particolare, la radice può anche essere 25, un polinomio ha come radice 25. Allora, tipo, se io prendo radice di 2, qual è il corrispondente fattore? L'ho detto, se ho come radice 8, vuol dire che nella scomposizione mi ritroverò x meno 8. Se ho come radice 5, nella scomposizione mi ritroverò x meno 5. Se la radice è radice di 2, il corrispondente fattore nella fattorizzazione è x meno radice di 2. E compare con quale esponente? E compare con l'esponente 2. E compare con esponente 2. Quindi radice di 2 è una radice di molteplicità 2. Quindi questi due esponenti qui sono le molteplicità con cui compaiono. E l'altra radice che molteplicità avrà? 2 pure lei, perché viene... Ecco, giusto per finire questo spazio qua, se avete un'equazione anche semplicissima, come può essere... Ce n'avevate una con radici... Ecco, 4x quadro meno 12x più 9 uguale a 0. Riuscite a vederlo come quadrato? Pensateci un attimo, questo è 2x, fate il quadrato di questo, 4x quadro, più il quadrato del secondo, più 9, doppio prodotto, meno 6, 6 per 2 è 12, meno 12x. Da questo vedete subito chi è la radice. Quindi le soluzioni cosa sono? X, quindi questo diventa 2x meno 3 uguale a 0 e quindi x uguale 3 mezzi. Quante radici ha l'equazione? Una radice, quindi una radice di molteplicità, perché 2. Adesso voi probabilmente non l'avete fatta con questo sistema, cosa avete fatto? Avete preso l'equazione, avete fatto la formula risolutiva, il delta vi veniva nullo e avete tratto la stessa conclusione, che c'era una sola radice, che era questa. Adesso abbiamo visto il discorso di radice doppia, l'abbiamo visto in una maniera un po' più sistematica. La radice, quando è che si chiama doppia? Quando il corrispondente fattore compare nella fattorizzazione del polinomio con l'esponente 2. Se veniva alla 20... vuol dire che la radice aveva molteplicità 20. Va bene, finite le equazioni, quelle che riuscite a finire. Per qualcuna serve Ruffini, tra virgolette, semmai lo vedremo una delle volte successive.